E ho cercato di, ho voluto all'inizio chiaramente un esperimento. Ognuno di noi non parte con l'idea, io adesso divento un self-publisher e comincio a pubblicare libri e a fare successo, anche perché sappiamo perfettamente, siamo autori e sappiamo perfettamente che gli autori che raggiungono il successo in maniera duratura sono veramente pochi. Per cui partiamo già, con calma. E proviamo appunto a sperimentare. È la possibilità di avere degli strumenti gratuiti, accessibili a tutti, per sperimentare, ci ha permesso anche di imparare, di fare errori. Chiaramente ognuno di noi ha fatto errori, ma da questi errori appunto abbiamo imparato e abbiamo sfruttato questi strumenti per riuscire a raggiungere il lettore. Nel caso specifico, l'anno in cui ho cominciato a pubblicare io è stato 2012. Il 2012 è stato un anno importante perché è stato l'anno in cui la piattaforma di Kindle è arrivata in Italia, è arrivata a fine 2011, però diciamo l'anno vero in cui sono arrivati i più libri è proprio il 2012, e ha trovato i lettori che cercavano qualcosa, cioè non c'erano ancora abbastanza prodotti ebook disponibili. I editori tradizionali lo sono tuttora, ma allora ancora di più, abbastanza refrattari verso l'ebook per una serie di motivazioni che adesso non voglio considerare, e quindi c'era un pubblico ancora abbastanza piccolo, però con delle richieste particolari. Si parlava di fantascienza, di romanzi rosa poco fa. Io ho pubblicato fantascienza nel 2012 e in quel periodo libri di fantascienza a disposizione come ebook c'erano veramente pochi. Per cui sono andata praticamente ero un pioniere in un nuovo mercato, in un genere in cui c'era richiesta. Il risultato, io ma anche non solo io, perché altri autori che conosco, altri colleghi hanno avuto appunto lo stesso destino. Abbiamo raggiunto le altre posizioni di classifica, abbiamo cominciato a farci conoscere e poi chiaramente da una cosa poi è sfuggita, perché non è solo appunto pubblicare il nostro fine in classifica, ma cogliere quel momento, saperlo sfruttare per farsi conoscere a un pubblico sempre più ampio, utilizzando sempre più il web. Nel caso specifico io ci sono riuscita in parte anche perché ho lavorato con un podcast, ho un blog, cioè ho sfruttato chiaramente i social network come appunto Facebook, anche a quel tempo era molto utile in questo senso. Ma il discorso è che chiaramente in questo modo sì, tutti quanti teoricamente possiamo scrivere un libro e pubblicarlo, però come ho detto prima sì, ci sono anche libri magari non buonissimi che vengono apprezzati, vengono letti, anche salgono in classifica, però alla fine i prodotti che poi hanno un successo più così duraturo sono quelli di qualità, alla fine è sempre così. E per questo motivo un self-publisher deve avvicinarsi alla pubblicazione, all'editoria con rispetto, prima di tutto con rispetto verso il lettore, perché noi scriviamo per i lettori, dobbiamo rispettare i lettori che pagano per leggere il nostro libro, anche se sono 99 centesimi e anche se talvolta è gratis, dobbiamo rispettarli perché il loro tempo è prezioso e quindi dobbiamo essere rispettosi e produrre il miglior prodotto possibile. E per farlo non possiamo essere da soli. Sì, l'autore indipendente, il self-publisher è un autoeditore, però non vuol dire che lavora da solo, vuol dire che è la persona che gestisce, che ha l'ultima parola su ogni passaggio, su ogni decisione, ma per fare tutte quelle cose che ci sono sotto ha bisogno di altre persone, perché chiaramente nessuno sa fare tutto, nessuno è in grado di fare tutto, può fare magari molte cose. Io per esempio me la cavo con la grafica, me la cavo la formattazione dell'ebook, però nel momento in cui ce la fai, la revisione del libro, l'editing, lavoro con altre persone, per forza di cose, perché non si può fare tutto da soli. E quindi questo appunto per quanto riguarda la produzione. Poi chiaramente c'è la produzione, si parlava appunto del rapporto diretto tra l'autore e il lettore. Grazie ai social network esiste un rapporto diretto che permette al lettore di incuriosirsi sulla persona che sta dietro il libro, talvolta ancora prima di leggere il libro, e legge il suo blog, legge i suoi post sui vari social network, vedendo come scrive. E quindi già si fa un'idea sulla persona e su cosa potrebbe trovare nel prodotto finale, e si crea quindi, non dico amicizia, perché molto spesso sono talmente tanti che è difficile riuscire ad avere un rapporto personalissimo con ciascuno di loro, però più o meno si conosce, alcuni si conoscono meglio di altri, e si crea una sorta di zoccolo duro di lettori che ti segue e che scatena la cosa più importante per un self-publisher, che è il passaparola, che è la base praticamente di tutto. E poi, questa è la prima fase, è chiaro che è un processo con delle varie fasi in cui si può avere un successo
notevole, immediato, ma questo successo tende sempre a scomparire. Bisogna essere pronti a cercare sempre qualcosa di nuovo, a stare dietro ai nuovi social network, a stare dietro alle nuove opportunità, a osservare, a considerare i nostri libri, i nostri libri anche in una maniera più ampia, per esempio i libri secondari, i libri di traduzione, oppure quelli sugli audiobook, cercare di esplorare altri mercati per raggiungere più vettori, per vendere appunto più copie. Poi è chiaro che essere self-publisher può significare voler pubblicare il libro che si è scritto e serve nel cassetto, e quindi magari non ha così importanza aggiungere chissà grandi vette in classifica per guadagnare tanti soldi, o per altri invece diventa un lavoro vero e proprio, perché alla fine porta via tutto il tempo e si decide di dedicarsi adesso quasi completamente. Grazie, magari lui per quanto vuole chiedere se può dare un'idea dei